Inizia la lunga corsa dei playoff verso la massima serie. Nel primo turno la Virtus Cup ospita il Città di Taranto. Colosimo invece attende un attimo, poi va in avanti. Pugliese! Palla alta di pochissimo da Antonacci. Lancio centrale, Giliberto di testa davanti però a Pugliese. Gran palla per Fatiguso. Col mancino! Trova l'angolino! Trova il gol dell'1-0. Virtus Cup in vantaggio con il gol di Roberta Fatiguso. Sacchetti. Prova la conclusione, cacciapaglia, la palla rimane però a disposizione di Colosimo che alza il pallonetto e cacciapaglia deve allungarla in corner. D'Amico, ancora Giliberto, salta da due avversari, Giliberto calcia in diagonale, non trova la porta, va dalle parti di Barile, toccata, forse c'erano gli estremi per un fallo cumulativo, gran palla in profondità, Corriero va a calciare in porta, grande intervento di cacciapaglia. Besiqueira cerca il tiro in porta. Non va lontana dall'incrocio dei pali. Nei 5, attenzione, intanto parte contropiede di Corriero, sola contro cacciapaglia. Corriero, cacciapaglia si oppone. Riparte la Virtus. Barile per Colosimo, palla intercettata. Prestes la manda in avanti da Giliberto, che impegna Antonacci. Taglio in profondità di Sacchetti, gran palla di Fatiguso. Sacchetti col mancino, non inquadra la porta. Fatiguso è per terra, non può intervenire. Ancora Colosimo a lottare sul pallone, la palla diventa buona per Fatiguso che calcia in diagonale, la manda al lato. Invio per Antonacci, parte Piccino sulla destra, l'ha vista, palla per lei, Piccino con il colpo di testa, la manda al lato di poco. Fatiguso ruba palla di Siqueira, può puntare alla porta. Fatiguso, due compagni in aria, va da Colosimo, prova il colpo di tacco ma non riesce a dare forza. Poi Prestes salva il pallone, manda anche il contropiede dall'altra parte Giliberto, gran palla a memoria per Sommese, trova l'ottima uscita di Antonacci. Sommese sulla sinistra, si accentra, buon lavoro di Sommese, verso Stante che buca la conclusione. Colosimo, taglio in profondità di Pugliese, tutta sola, Pugliese, calcia in porta, calcia centralmente però. De Siqueira sulla sinistra, trova con un tunnel passaggio verso D'Amico. Stante, mette verso l'area di rigore, Barile anticipa Antonacci, la palla finisce in porta. Autorete di Giovanna Barile, 1-1 tra Virtus e Taranto. 4 minuti e mezzo al termine dei regolamentari. De Siqueira in avanti, Pugliese perde il contrasto, D'Amico punta la porta, calcia D'Amico e Antonacci spaccata. Colosimo ruba palla, può puntare la porta, Colosimo la deposita al lato. Sacchetti dalla distanza ci prova, sbanaccia in corner cacciapaglia. Giliberto, Fatiguso invece si mette a protezione della palla, perde però poi il possesso. Giliberto calcia di testa Prestes due volte, poi la alza per la corsa di Sommese. Quattro giocatrici su di lei, le salta. Sommese calcia anche in porta. Antonacci non si fa superare. In avanti da Corriero. Buona giocata di Corriero, non riesce ad andare a calciare. Ci prova adesso in diagonale Corriero! Di forza! Barbara Corriero fa 2-1 nel momento più difficile della partita. La sua giocata riporta la Virtus in vantaggio. Rinvio in profondità, testa di Giliberto, Sommese recupera palla, Corriero commette fallo, attenzione, secondo giallo e rosso. Pugliese per Piccino, calcia di prima intenzione, pallone che si stampa sul palo. Ancora Giovanna Barile per chiuderla, sul secondo palo Pugliese non ci arriva. La Virtus batte 2-1 il Taranto dopo i tempi supplementari e avanza al secondo turno dei playoff.